Una premessa sul perché lavorare con la tecnica dell'HDR. I fotografi hanno sempre avuto problemi in questo genere di situazioni, cioè in una situazione di questo tipo, una foto che ho scattato all'alba, i problemi che si sono sempre avuti sono le differenze enormi di luminosità. Allora, già in pellicola era problematico, è problematico riuscire a evidenziare dettagli nelle zone in ombra e nelle zone in luce allo stesso tempo. Così è anche in digitale, abbiamo i limiti di non riuscire ad abbracciare un range di luminosità così vasto. Un'altra premessa, EIG Dynamic Range è il significato di HDR e non alta definizione come tanti pensano. D sta per Dynamic. Ecco che riusciamo a comprendere che il meccanismo è quello di entrare e di raccogliere più possibili dettagli nella dinamica della luminosità. Qui ci sono quattro scatti che ho fatto e sono quattro esposizioni diverse, una più scura o più sottoesposta, come correttamente si dice, una correttamente esposta, o perlomeno più o meno che evidenziava quella che era la situazione al momento, un po' più luminosa, quindi un po' più sovraesposta, e un'altra esageratamente luminosa. Cosa fa l'HDR? Unisce queste tre immagini che sono state scattate sul cavalletto, deve essere assolutamente ferma la macchina per poter poi sovrapporre le varie immagini. Ho visto chi realizza HDR da uno scatto soltanto, scattato in RAW, adesso per chissà che cos'è e come ci si comporta con il RAW, su un unico scatto poi crea altre due o tre immagini più chiare e più scure per poi fare un'unione HDR. Secondo me non è la strada migliore. È vero che ci sono in giro tante belle cose realizzate con queste tecniche, anche con l'esasperazione di questa tecnica, ma quella che vado a illustrare io adesso è la tecnica di base, quindi il perché, quando dedicarsi a un HDR e come comportarsi di conseguenza. Quindi andiamo su File, Automatizza, Unisci come HDR. Qui abbiamo due scelte, sfoglia e aggiungi file aperti. Nel mio caso sono già aperti in Photoshop e quindi clicco su questo bottone. Sfoglia, lo sappiamo, lo conosciamo, è quello che serve per andare a cercare in cartelle preesistenti. Quindi aggiungi file aperti, vediamo che i quattro scatti sono stati considerati e confermiamo. Il programma fa un primo lavoro di unione e ci apre questa finestra dove vediamo i quattro scatti presi in considerazione e questo grafico dove ci permette di assegnare il punto di bianco. Possiamo togliere la spunta dai vari scatti e valutare intanto l'effetto che può fare se togliamo qualcosa. Vediamo delle differenze quando io spengo uno scatto o l'altro e questo ci serve a valutare se conservare tutti gli scatti fatti o se eliminare qualche cosa. Io provo un po' per far vedere cosa succede spegnendo le varie esposizioni, poi li lascio tutti e quattro e cerco di assegnare un punto di bianco. Su questo cursore dobbiamo muoverci con cautela, è molto sensibile e si fa presto a perdere dettagli in luce o in ombra. Possiamo ancora intervenire successivamente. Quel che cerco io adesso di avere è una buona leggibilità nelle luci e altrettanta buona leggibilità nelle zone in ombra. Consideriamo sempre gli scatti di partenza dove avevamo nelle immagini più chiare un dettaglio dove nelle zone in ombra che si andava poi a perdere successivamente negli scatti più scuri.
Fatto questo, possiamo confermare un appunto sulla profondità di bit. 32 bit per canale è il massimo che si può avere. Questa è la profondità colore, è quello che ci permetterà di avere il massimo nel range di tonalità, di luminosità che andremo a ricavare da questa immagine. Confermiamo. E questo è il primo risultato che ci esce. Già da qui, se analizziamo un attimo, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Torniamo un attimo sulle altre e possiamo notare le enormi differenze che ci sono su questa che dovrebbe essere lo scatto ottimale, quello con l'esposizione corretta, per quanto suggestiva, abbiamo le zone in ombra troppo chiuse, troppo pesanti, che si andavano ad aprire nello scatto successivo. Però con già un inizio di bruciature nelle alte luci e naturalmente nell'ultimo scatto un'esagerazione di sovraesposizione nelle alte luci. Sullo scatto, sulla combinazione HDR abbiamo ancora un controllo, anche questo da prendere molto con le pinze. Possiamo tentare di vedere cosa succede spostandolo con molta cautela. Ecco, adesso qua già ho perso, ho esagerato perché va proprio centellinato. Consideriamo che per il computer è un grosso lavoro quello di intervenire su un'immagine di questo tipo. Io ho ridotto gli scatti in partenza di dimensione e risoluzione per poter lavorare più velocemente. Dipenderà dal proprio computer e fino a che punto può essere veloce in questo tipo di elaborazione. Apriamo la finestra dei livelli, finestra livelli, e vediamo cos'altro possiamo fare qui. Applichiamo un livello di regolazione, l'icona centrale, e spuntiamo livelli. Su un'immagine HDR a 32 bit non possiamo utilizzare tutte le voci possibili. Con livelli tenteremo ancora un recupero, se è possibile, e sempre in base alle immagini che abbiamo, per vedere di migliorare ulteriormente. Magari io lavoro sui mezzi toni per non perdere luci e ombre. Mi fermerei a questo punto e tenterei anche di aumentare la saturazione, quindi ancora un livello di regolazione con tonalità saturazione. Vediamo di con il cursore della saturazione aumentare un po' il colore, l'intensità del colore, e vedere se aumenta un po' la sua efficacia. Anche qui dosiamo, non esageriamo per non avere risultati esagerati, quelli che sballano completamente. Per quanto ci sia chi lavora in questo modo anche per ottenere effetti molto, molto forti, molto intensi. Quindi per non perdere la atmosfera reale del momento, mi fermo a un modesto intervento sulla saturazione. Un'altra cosa, duplicando il livello di sfondo, quindi trascinandolo nella seconda icona in basso a destra, se applichiamo una leggera sfocatura con filtro, sfocatura, controllo sfocatura, moderata, ecco, lo vediamo qua in anteprima, non esageriamo troppo perché perderemmo l'effetto che si va ad introdurre. Quindi ancora leggibili i dettagli, però senza che sia esageratamente marcata la sfocatura. E confermiamo. Applichiamo come metodo di fusione moltiplica. E vediamo già una bella differenza in termini di effetto. Andiamo a sballare quello che è l'intento iniziale, però otteniamo un'immagine particolare che magari non era riuscita con il primo scatto. Qui interveniamo sull'opacità invece per recuperare e migliorare lo scatto, l'unione iniziale, avere magari una maggiore saturazione e un maggiore effetto sui dettagli, mantenendo comunque la leggibilità, cioè il nostro intento di avere luci e ombre il più possibile equilibrate in un'immagine del genere. Possiamo salvare in formato PSD se
al solito vogliamo conservare un'immagine che possa essere ancora modificabile. E sarebbe, manterrebbe il range a 32 bit, la profondità colore a 32 bit. Se invece vogliamo salvare un JPEG che possa essere utilizzato in rete, che possa essere stampato, che possa essere, insomma, avere utilizzi diversi, consideriamo che immagini con una profondità di colore troppo alta non riescono a essere visualizzate se non aperte in Photoshop. Quindi la strada da fare per queste soluzioni è su menu immagine, metodo, spuntando 8 bit per canale. Unisci, ci chiede di unire perché con 8 bit non riesce a supportare i livelli che abbiamo creato. Facciamo una prova e vediamo cosa succede. Ecco che ancora qualcos'altro è cambiato. 8 bit, la profondità del colore è inferiore, ci permette di dosare il risultato con questa finestra, dove possiamo ancora lavorare su esposizione e gamma, e qua faremo anche qui qualche prova per soluzioni di compromesso, per soluzioni ottimali. E diamo conferma e valutiamo un po' le differenze. Ripeto, questo non è la strada per ottenere quegli begli effetti che ogni tanto si vedono sugli HDR, ma è la strada per quell'intento per il quale è nato l'HDR. Che poi si riescano a fare, a ricavare immagini molto particolari con delle saturazioni e incisioni di un certo tipo, questo è un altro discorso e un'altra strada. Valutiamo quindi le differenze. Naturalmente con questa qui neanche ci proviamo, vediamo in quest'altra dove le ombre già erano troppo pesanti, torno sull'HDR e vediamo la differenza. Ripeto, potrebbe non ottenersi, magari non possibile ottenere la perfezione, però già tanto è stato fatto. Quel che in fotografia è sempre stato un gran bel problema, anche se le immagini di questo tipo, cioè ricavate in queste situazioni di luce, hanno comunque una loro atmosfera, non era possibile ricavare quel dettaglio che siamo riusciti a ottenere, che sono riuscito a ottenere con questa lavorazione. E ho anche convertito a 8 bit la profondità di colore, quindi perso quella buona parte, insomma, di quella profondità che si avrebbe con i 32 bit.